tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a ricreare un look totalmente rainbow, appunto per il mese del Pride. Per andare a creare il look di oggi andrò ad utilizzare questa palette. Come potete vedere ha tutti i colori che ci servono. Eccomi, mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look. E nel frattempo ho applicato come al solito la base, lo Shadow Insurance di Too Faced e un po' di cipria per andare a prevenire eventuale fallout. Detto ciò, vado con un pennellino a punta ad applicare Peep Talk nella parte più esterna del makeup. La mia intenzione è di applicare rosa, rosso, arancio, giallo nella parte più interna e poi di continuare di là con appunto verde, azzurro, blu e viola. Come al solito io cerco sempre di ricordarmi di portare tutto per non fare 3000 giri e ogni volta mi dimentico qualcosa. Infatti mi sono dimenticata il correttore bianco, essendoci anche dei colori che hanno bisogno insomma di una base un po' più chiara, è meglio che vada direttamente con questo. Adesso abbiamo anche una base sicuramente più appiccicosa di prima. La cosa difficile di questi look è che bisogna un attimo capire dove fermarsi per riuscire a far stare tutti i colori. Continuo appunto con il forno, direi che promette bene. Ovviamente vado anche a cercare di sfumarlo un po' con il rosa e con un pennellino pulito vado a sfumare i bordi. Passo ora Lit e poi vado ad applicare Kin. Passo ora all'altro occhio e dall'esterno verso l'interno vado ad applicare in ordine Wasted, Mood, Soft Spot, Ecstasy. Vado ora con la base glitter di NYX su tutta la parte che ho tagliato e vado poi ad applicare Pink Me. Nella parte finale vado a riprendere Peep Talk, il rosa, e vado a sfumare. Vado ora a fare la stessa cosa sull'altro occhio, completo tutto quanto e noi ci rivediamo fra pochissimo. Eccomi tornata con il look completo. Vi dico velocemente i prodottini che ho utilizzato per finire il look. Come eyeliner Epic Ink di NYX, mascara Lash Princess di Essence. Nella rima inferiore ho sfumato Funky e In Lust, ho fatto un po' un mix. Matita nera di Yves Rocher, mentre invece per le labbra ho utilizzato una combo di Uninvited di Fenty Beauty e il gloss trasparente di Essence, che mi piace un sacco, anche un profumino di fragola. Fatemi sapere con un commentino qua sotto se vi è piaciuto il look di oggi. Se non siete ancora iscritti al canale, questo direi che è il momento giusto per andare a farlo. E come al solito vi ricordo che giù nell'info box trovate i link per seguirmi su TikTok, sulla mia pagina Instagram di makeup e sulla mia pagina Instagram principale, perché lì sono attiva praticamente tutti i giorni della settimana, quindi vi aspetto lì, mi raccomando. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!